Sì, un Catania sfiduciato, depresso, a volte anche quasi rassegnato, in piena crisi morale e di gioco. Un Napoli sicuramente più squadra, meglio organizzato, che non è magari resistibile in attacco, ma sa ben tenere il campo. E quanto è emerso in questa partita, che il Catania doveva vincere a tutti i costi, che invece ha rischiato di perdere, soprattutto nel primo tempo, quando Dirceu è salito in cattedra. Nella ripresa il Catania ha giocato magari un po' meglio, però ha perduto uno dietro l'altro tre giocatori: Mastropasqua, Luvanor e Mastalli, tutti per infortunio. I primi due Di Marzio ha potuto sostituirli con Sabadini e Bilardi, mentre Mastalli è rimasto in campo solo per onor di firma. Più emozionante comunque il primo tempo, con lo show di Dirceu che lascia partire un gran tiro al quindicesimo, costringendo Sorrentino a salvarsi di piede. Al 25esimo sempre Dirceu tira dal limite, Sorrentino respinge ancora di piede, sulla respinta colpo di testa da due passi di Caffarelli, e guardate un po' che intervento sfodera il portiere catanese. Per il Catania è solo un colpo di testa di Ranieri fuori e un diagonale di Luvanor. Ripresa sullo stesso binario, anche se il Catania ha qualche sprazzo di puro orgoglio dopo che Sorrentino alza in angolo questo tiro di Frappampina, la grande occasione per la squadra di Di Marzio. Carnevale approfitta di un rimpallo, lo vedete, con un pallonetto di testa supera Castellini ma colpisce il palo. Alla fine c'è stata qualche piccola contestazione per Di Marzio e la linea va a Valenti.